centro sociale? Quasi, quasi. È un centro sociale questo. Benvenuti a casa mia, ragazzi, buongiorno. Come sarebbe bello se a caratteri cubitali facessi la copertina. No, perché questo quadro qui è la copertina originale della Torre di Babele, cioè la copertina del disco, capito? E io l'ho messo nell'unico quadro appeso in casa mia. Quando c'è stata l'album, la Torre di Babele, ti confesso che è stato più complicato disegnare questo che fare il disco. Perché poi... Invece no, adesso tutti rispondono invece no. Da varie enciclopedie ho preso tutti questi... soldati. Mi ricordo che poi alla fine mia mamma mi disse, sì, ma e poi è un monumento alla guerra. Allora mise questo razzo che dava una cosa di speranza, allora va bene, era questa storia, gli umani a un certo punto volevano sfidare la divinità, volevano fare un monumento che arrivasse in cielo, però la divinità si arrabbiò e li confuse, per cui non si capivano null'altro e quindi la torre crollò. Come noi, appunto, il problema dell'umanità è che ci sono troppi linguaggi, ognuno parla a sproposito. Soffiare un po' dalla mia parte, come sarebbe bello se mi dessero l'occasione di incidere le mie canzoni in una grande sala di registrazione. Come sarebbe bello se la gente nei negozi facesse a cazzotti per fare i miei dischi. Come sarebbe bello se adesso fosse estate adesso stessi in uno stadio a cantare, invece no, invece sarei sola come un cane questo stadio, invece no, nessuno che mi sei, nessuno che mi penso, e invece no, invece non avrei idea che devi dare, e invece no, neanche al più invidiato cantautore, invidioso cantautore. Se arrivasse ai primi posti di tutte quante le classifiche dei dischi, come sarebbe bello se mi dessero l'occasione di fare un programma per la televisione, come sarebbe bello se a caratteri commentali scrivessero il mio nome sulle pagine del giorno. Stessi in uno stadio, e invece no, perché ci sono solo come te questo stanza, e invece no, nessuno che mi pensa, nessuno che mi vuole, e invece no, invece non avrei niente da vedere, e invece non c'è più invidiato cantautore. Come sarebbe bello se
neanche al più, neanche al più, invidiato cantatone, neanche al più, invidiato cantatone, neanche al più, invidiato cantatone. Comunque devo dire che è veramente duro fare una canzone con te, perché tu sei veramente perfezionista. Cioè, il contrario di... Io sono perfezionista a mio modo, però su certe cose, su altre un po' meno. No, ma è giusto che sia sporca la cosa. No, però tu, cioè, la sporcizia come la intendi, nel senso musicale? Nel senso, sì, invenzione, cioè mai attenersi agli schemi, perché sennò diventa tutto un po' freddo. C'è chi però ha paura di questo, perché mi ricordo ad esempio, io sono uno rinomatamente, diciamo che più che sporcizia direi anarchia, che è un concetto diverso, però forse è più nobile, ma l'idea di comunque creare dal caos, ecco. Però c'è chi ha paura di questo, quando non tutti ad esempio vorrebbero cantare con me sul palcoscenico, cioè sì sì, hanno... perché magari hanno paura che da un momento all'altro cambiano le carte, le regole del gioco, e diventa pericoloso. Invece per noi va benissimo, vero? No, certo. Figura, chi sti c'è? Se veniamo da Napoli, per cui siamo pronti a tutto. Ma allora, sapete cosa ho notato? Che sono tutti così tranquilli, cioè. Nel senso che l'altro giorno stavo a Napoli, no? E c'era uno che era in mezzo alla strada con la macchina ferma. Ha bloccato un paese, cioè stava a Ercolano. Bloccato, completamente. Nessuno gli diceva niente, nessuno. Cioè, lì, anzi, avevano colto tutti l'occasione per magari scendere dalla macchina, sì, per parlare. Quindi la napoletanità in quel senso è bellissima. Ci sono addirittura due semafori a Napoli, di cui un po'. Addirittura ci sono due semafori. due zone, diciamo, in cui a un certo punto scattano il verde sia per quelli che vengono di qua, sia per quelli che non vengono di qua. Per cui è chiaro che se arrivasse uno scandinavo e uno di Reggio Emilia, si scontrano. Invece i napoletani. No, si scontrano pure i napoletani, però. No. Però in quel caso là, cioè, diceva, vabbè, passo prima io, passi prima tu, è colpa del comune che ha messo il verde d'altura. Non lo sappiamo la colpa di chi è, ma comunque dai, organizziamoci. Tu hai detto prima che dal caos, ed è vero, dal caos si crea una sorta di equilibrio naturale, di assestamento. Beh, infatti Napoli è quello che avviene funziona, in qualche modo anche è una a Napoli. Città che funziona, a suo modo funziona. E molto spesso per capire una città devi venire dall'esterno, oppure devi andartene via e ritornarci, come ho fatto io. Cioè io amo la mia città, l'ho capita, cerco di capirla proprio perché a 18 anni sono andato a Milano, capito? Il fatto, questa è stata una cosa vincente, andare a Milano, anche perché le case discografiche stanno tutte a Milano, e quindi quando sono tornato a Napoli e continuo a ritornarci e ci vivo a Napoli, e il rapporto con la città non è quello di soltanto campanilismo, vittimismo, fatalismo, cioè riesco a vedere le cose magari, e anche le cose positive di Napoli. Amo di più la mia città. People
questa canzone è nata da un ritorno di un viaggio che ho fatto in Nigeria, Africa, profonda Africa, e c'è uno strumento popolare che si chiama la kalimba, e io ho dedicato a questo strumento bellissimo le note di Kalimba de Luna. È nato come pezzo strumentale, per 2 o 3 anni io l'ho tenuto così, diciamo, conservato in cantina, fin qui poi un produttore ha detto: ma questo pezzo è molto forte, è un suono particolare. E così abbiamo cercato di farne una canzone. Con questa canzone ho vinto il disco per l'estate e poi in giro per il mondo con più di 10 milioni di copie, con tanti artisti che l'hanno rifatta. Coconut woman is calling out, and every day you can hear a shout. Coconut woman is whispering, you got no love to direct. Get your coconut water, coconut, let it sing like a daughter. Let it sing like a lion, as a song of a lion. Riempie di gioia il cuore, e ti dirò di più, persino nella versione dell'iPad. Ah, sai, è vero, tu ce l'hai? Sì, ce l'ho, guarda come. Fammi sentire, è incredibile, lui c'ha quell'iPad, c'ha tutto. Sì, io ce l'ho proprio uguale, identico. Quindi se ce l'hai, è uguale. Ma c'è la tonalità, c'è qualcosa? Sì, sì, c'è la tonalità, c'è tutto. Io ce l'ho in do. Ma senti. Tu sei un ballista perché non ce l'hai, scusa, fammelo vedere. Ma è vero, yeah. Ce l'hai anche quello lui. È il suono. Guarda, io lo amo. Ma senti che figo. Psichedelico, eh? Bellissimo. Morgan è un piccolo genio, un piccolo genio. Io dico un piccolo genio anche incompreso, perché è un musicista colto, anche un bravo strumentista. Quello che amo di Morgan è la sua meravigliosa confusione strumentale. Lui ha strumenti polverosi, lui ha oggetti reperiti dall'antichità, dalla storia. E con questo lui come un novello alchimista. Ecco, se dovessi definire Morgan, io lo definirei un novello alchimista. Colui che con i suoni riesce a creare delle alchimie, delle strane magie. E in questo mi appartiene molto Morgan. Lei non è una diva da fotografare. Lei non entra in scena scendendo dalle scale. Non aspira ad avere il suo nome in copertina. E non la convinceresti a mettersi in vetrina. Lei non è laureata e non sa recitare. Lei non sa mascherare l'accento dialettale. Non si iscrive a Facebook per parlare di sé. Certi momenti sembra una bambina.
sui tacchi marcolla e rischia di cadere. E sua madre le urla che deve dimagrire. Lei ha un suo sogno segreto, ma non dice quale. Lei non è una modella, ma è perfetta per me. E io che sembro un invasato, che continuo ad armeggiare. Al mare, lei non ha confidenza con la geografia, però sa che il razzismo ci facciamo. Bello questo pezzo, l'hai scritto adesso, in questo momento. Bello. Complimenti. Oh, volevo fare i complimenti anche a voi, siete veramente una bella band, ragazzi. Mettiamo su un gruppo. Bello. Poi che non giro un bello che sei. Marco, allora, quando compongo i pezzi, li faccio sempre in finta inglese. Vai. Quando a un certo punto negli anni 60 arrivava la lezione dall'America, Chuck Berry, Jerry Lewis, Fats Domino, i ragazzini inglesi questa lezione la recepivano in toto. I vari Mick Jagger, John Lennon, Paul McCartney, Keith Richards, la lezione che arrivava l'ascoltavano in toto, c'è cioè anche i testi. In toto. In toto. C'era in toto. C'era in toto. No, toto anni 80. Ascolta, cioè, sentivano anche i testi, capito? Invece noi i testi l'inglese non sapevano l'inglese, esatto. E quindi noi pur vivendo ai margini, anzi vivendo ai margini del baraccone anglo-americano, non riusciamo a essere propositivi. L'ideale sarebbe parlare il nostro dialetto, l'italiano, e poi cantare in inglese. Signore della corte, signori giurati, osservate questa povera donna, questa megera. Sì, si è macchiata di colpe gravissime. Ha irretito povere vecchiette vendendo pozioni magiche ed amuleti. Però, signori della corte, se noi condanniamo questa megera, dovremmo condannare tutti quelli che illudono le vecchiette, tutti quelli che irretiscono i bonaccioni. Per cui quello che stiamo per dirvi è: una crema per la bellezza, un amuleto per la salute o per l'eterna giovinezza, promessa mai mantenuta. E con un vigno da terapia, un campionario di espedienti, si può perdere la buona fede di vecchiette innocenti. E quanti altri imbroglioni e millantatori, criminali travestiti da predicatori, anche un angolo di strada o dalle fauci della televisione. Però in nome della sacrosanta teoria di giudicare tutti con la stessa misura, o tutte le canaglie vadano in galera oppure dentro nessuno. E allora vanno a Marchi Libera, 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 vanno a Marchi Libera. E la regina delle televendite vede Santini con la voce stridula, ma pure vendere le indulgenze è un reato da condannare.
E allora avanti gli imponitori, politicanti e confessori, avanti avanti chi è senza peccato, scagli la prima. Questa è una gara a chi le spara sempre un po' più grossa, essa essere convincente, esitare potere e ricchezza, dalla paura della gente. C'è chi promette mari muti e l'intero paradiso, e non solo il paradiso in terra, vecchietti con aria fraterna, ti promette la vita eterna. E allora vanno a Marchi Libera, vanno a Marchi Libera, Marchi Libera, vanno a Marchi Libera, vanno a Marchi Libera, Marchi Libera, vanno a 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 Marchi Libera. Liberate Vanna Marchi. Fedeli. Vanna Marchi. Infedeli. Vanna Marchi. Intonate con me il coro. Senza peccato scogli la prima pietra. Vanna Marchi Libera, Vanna Marchi Libera. Morgan è un ragazzo innamorato della musica, vive per la musica e la fa bene anche, l'ha studiata e la fa anche distinto. Quindi diciamo che è il musicista ideale con cui collaborare. Due bassi. Aia. No, mi sono fatto troppo male. Non riesco a suonare, ragazzi. Cazzo, guarda. Porca t***a. Ci vuole un cerotto. Come sarebbe bello se ci fossimo un cerotto, perché uno il dito di Morgan si appena sanguino. Chi non salta è un uomo senza qualità. Tutti insieme e vediamo chi non salterà. A gran ballo del consenso siamo a tutti qua, tutti buoni ed è cattivo chi non salterà. Rifiutarsi non ha senso, e allora proteder. Chi non salta è un incosciente, è pazzo e così sia. Come vedi, siamo in tanti, naufraghi in alto mare, senza più riferimenti, non ci resta che saltare.
chi non salta è bianco, rosso, nero, giallo, azzurro e blu, per non essere da meno, salta pure tu. Questo è il gioco per scoprire che chi si ostina a dire no in mezzo a mille sì. Edoardo è come se fosse mio fratello, conosco Edoardo dagli anni 70, e frequentavo i suoi concerti perché eravamo in due, e agli inizi di Edoardo eravamo Edoardo col kazoo, tamburello e chitarra, io con una sorta di percussioni, non percussioni perché mi ero allestito un set con delle padelle da cucina e con questo suonavamo, e così abbiamo fatto tanti concerti. Bennato e Tony Esposito, come vi siete conosciuti? Perché io mi ricordo questa immagine di te, di Alan Sorrenti e di qualche altro con i cappelli da cowboy, è vero? Cioè, avete i cappelli, avete tutti quanti il cappello nero da cowboy, avete anche i jeans, cioè di questa immagine di questa, stivaletti. Di questa band tipo, capito, tipo Arkansas, tipo sì, quello la prende mi Alan, credo che quei cappelli li comprammo a Roma, allora, ma tutto successe molto tempo fa. Poi l'ho rivisti dopo anni con Marco, che è il cappello da cowboy, che anche te sei arrivato un non mi ricordo. Ma è lo stesso cappello, l'hai preso da Alan? Questo andazzo un po' è così. Lo stesso, e allora quando a un certo punto Marco ha detto, invitiamo anche Tony, allora cioè, il cerchio si chiude, perché comunque anche Marco intuisce che tu fai molto, e per te è molto importante anche il look, l'immagine. Però è anche vero che lui comunque è un musicista, diciamo, che va all'osso, no? Cioè, che non è, anche se appartiene in qualche modo a quella schiera di cantanti degli anni Ottanta, però... Cioè è andato avanti facendo della musica, diciamo, anche senza visibilità ma con sostanza, cioè tipo jazz oppure musica sperimentale oppure cose. Ad esempio l'esperienza con la musica etnica, con i musicisti africani che tu hai fatto e fai continuamente. Mi parli di questo progetto che poi mi hai anche spiegato. Sì, spiegato, e ti ho fatto pure l'invito e faccio l'invito perché... È una bella cosa questa qua, vorrei che la spiegassi bene perché è importante. Perché in quest'anno si decidono le sorti di questa parte dell'Africa che è il Darfur. Il Darfur. In particolare del sud del Sudan. Paese ricco di petrolio, questo la dice lunga. C'è una guerra
a detta di molti fratricida, ma comunque una guerra di cui insomma questo popolo è preso da tutte le parti, dalle unità governative e dai guerriglieri, ma si contano centinaia di migliaia di morti. Che cosa succede? Le varie associazioni umanitarie internazionali, anche Italians for Darfur, hanno deciso di far rappresentare, di aiutare la causa del Darfur, farla rappresentare a musicisti e in particolare a percussionisti. C'è, ha aderito il batterista dei Pink Floyd, ha aderito il batterista dei Police, Copeland, quello del Radiohead, e in Italia hanno scelto me, hanno chiesto me in quanto io mi occupo di tamburi e di Africa, oltre ad essere debitore dell'Africa, perché tutta la mia musica ovviamente prende spunto dall'Africa. Per cui da molto tempo che sto facendo questa iniziativa, si conta di fare un concerto in Darfur. Si stanno raccogliendo. A me piacerebbe fonti. Partecipare a questo concerto. Tu sei stato già invitato. Mi piacerebbe molto. Sei invitato, Edoardo è invitato. Cioè io voglio organizzare dei concerti in giro, non solo per l'Italia. Penso che questo sia un progetto aperto. Certo. All'adesione, alla collaborazione, al sostegno, perché ci vuole la sensibilità e il coraggio delle persone. E vedete dove sei? E vedete dove na? E vedete dove mamma? Tante ne avrò, chi dubbi non ne ha, chissà cosa farà, Ivano, dimmi, Ivano, tu quanti dubbi hai, Ivano, mi vede dubbi già, Ivano, il primo giorno di scuola, Ivano, e l'università, mi vede dubbi ancora, non ebbe dubbi solo su, rock and roll, non ebbe dubbi solo su, rock and roll, nemmeno andò a casare su, rock and roll, non ebbe dubbi no. Non abbi dove sono, rock and roll, irresistibilmente sono, rock and roll, inevitabilmente sono, rock and roll, non abbi dove mai. Abbi dei dubbi tu, abbi dei dubbi su, abbi dei dubbi seri, di seri dubbi, chi dubbi non ne ha, chi sa cosa farà. Dimmi, quanti dubbi hai? Nessuna verità, e poi così sicura, ci sono troppi dubbi, non farmene un problema. Non abbi dubbi solo su, rock and roll, non abbi dubbi solo su, rock and roll, nemmeno andate solo su, rock and roll, non abbi dubbi no. Non abbi dubbi solo su, rock and roll, irresistibilmente su, rock and roll, inevitabilmente su. Mi chiamo Lele Battista e suono un po' di tutto, sono un polistrumentista, fondamentalmente un pianista, però riesco ad adattarmi anche a suonare strumenti strani tipo questo. Questo è un piccolo basso con le corde in silicone ed è molto divertente. Ho qualche problema con l'intonazione perché non ha i tasti sono solo disegnati. E quindi diciamo l'intonazione bisogna farla a orecchio, però ha questo bellissimo effetto. E poi insomma, visto che oggi suoneremo un po' di rock and roll, per fare è una specie di imitazione di un contrabbasso, no? Uno strumento tra i preferiti di Edoardo Bennato è questo qua, si chiama kazoo. E la cosa sorprendente è che molto spesso succede che le mamme vanno nel negozio di musica
con il bambino e dico voglio quello strumento facile che si usa, e gli danno questo e il bambino comincia a soffiare, ma se si soffia non funziona, bisogna proprio fare la nota, se io parlo nel microfono mi parlo... Marco, questa è quella che ti hanno regalato? Questa qui sì, sì, l'abbiamo calpestata già. Questa è la... Versione. Mi piaceva più quell'altra che c'aveva, era più marroncina. Era più vera. Quella là era usata, questa è nuova. Però è bella, dai. Ma la vuoi tu? Regalata. Ciao, vai. Faccio già la 12. Se ti piace, me ne regala un'altra, no? Un'altra, sì. No, dico, se gliela diamo Edoardo. Ah, sì, certo. La metto qui a... Vabbè, ma mi... No, ma se a lui gliela faccio. Dai, un'altra settimana prossima. Grazie, Marco. Ci tenevo a dargliela, dai, perché... Grazie. Comunque io... È un buon auspicio, no? È un buon auspicio, perché anche l'altra me la regalarono, la prima che ebbi, capito? Allora... Infatti, poi l'hai anche rotta, mi hanno raccontato, sei andato da Napoli fino a Recanati per fartela riparare. Poi ci presti... No, quella era una Bolgheri. La prima 12 corde, quella che mi regalarono, stava in un posto a Napoli, no? Dove vendevano le chitarre usate. E qualcuno l'aveva comprata e poi gli aveva tolto 6 corde, per cui erano 6 corde soltanto, no? Con 12 chiavi. E me la regalarono. Questa me l'ha regalato Morgan. Questa porta. La 12 corde, quella che mi regalarono, stava in un posto a Napoli, no? Dove vendevano le chitarre usate. E qualcuno l'aveva comprata e poi gli aveva tolto 6 corde, per cui erano 6 corde soltanto, no? Con 12 chiavi. E me la regalarono. Questa me l'ha regalato Morgan. Questa porta fortuna. 1, 2, 3, 4. Perché tu vuoi giocare? Dov'è? Che so, parla. Com'è che ho fatto? Piano qua. Non capisco perché. Perché tu vuoi parlare? Com'è che so, negato. Io ebbe a che fare coi ritmi cubani, ma no.
questo strumento è uno strumento in realtà antico, perché la sua provenienza è, viene da Giava, si chiama Hang, è stato ricostruito in Svizzera, appartiene a quello che si chiamano i metallofoni, uno strumento molto particolare. Poi ho delle percussioni tipiche come questo darbuka e delle percussioni elettroniche dove dentro ci sono i miei suoni. Qui c'è Tony Esposito campionato. Questo è un piccolo set con cui io riesco a creare tutte le mie piccole magie. And now the end is near, and so my friends. Show finisce qua, ognuno se ne va, il musicista adesso è solo con se stesso, la notte porta via musica e magia, resta soltanto un suono, va con te. Oh yeah! C'era una volta. Storia preferita, cari, leggevi sempre, la favola è finita, c'era una volta ed ora resta la fantasia, e va con te. Lo show finisce qua. Lo show finisce qua. Lo show finisce qua. Lo show finisce qua.
Bravi tutti. Facciamoci un applauso. Grazie. Ce la siamo cavata anche stavolta. Bellissimo, lo show finisce qua, un pezzo che adoro. Questo sarà l'addio. Ma non pensiamoci. E come amici sinceri ci sorridiamo per dirci arrivederci. Tre colpi. Arrivederci.